Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi mi soffermo su un'altra espressione con cui il Concilio Vaticano II indica la natura della Chiesa, quella del corpo. Il Concilio dice che la Chiesa è corpo di Cristo. Vorrei partire da un testo degli Atti degli Apostoli che conosciamo bene, la conversione di Saulo, che si chiamerà poi Paolo, uno dei più grandi evangelizzatori. Saulo è un persecutore dei cristiani, ma mentre sta percorrendo la strada che porta alla città di Damasco, improvvisamente una luce lo avvolge, cade a terra e sente una voce che gli dice: «Saulo, Saulo, perché mi perseguite?» Lui domanda: «Chi sei, o Signore?» E quella voce risponde: «Io sono Gesù, che tu perseguiti». Questa esperienza di San Paolo ci dice quanto sia profonda la unione tra noi cristiani e Cristo stesso. Quando Gesù è salito al cielo, non ci ha lasciati orfani, ma con il dono dello Spirito Santo l'unione con Lui è diventata ancora più intensa. Il Concilio Vaticano II afferma che Gesù, comunicando il suo Spirito, costituisce misticamente come suo corpo e i suoi fratelli chiamati da tutti i popoli. L'immagine del corpo ci aiuta a capire questo profondo legame Chiesa-Cristo che San Paolo ha sviluppato in modo particolare nella prima lettera ai Corinzi. Anzitutto, il corpo ci richiama ad una realtà viva. La Chiesa non è un'associazione assistenziale, culturale o politica, ma è un corpo vivente che cammina e agisce nella storia. E questo corpo ha un capo, Gesù, che lo guida, lo nutre e lo sorregge. Questo è un punto che vorrei sottolineare. Se si separa il capo dal resto del corpo, l'intera persona non può sopravvivere. Così è nella Chiesa. Dobbiamo rimanere legati in modo sempre più intenso a Gesù. Ma non solo questo. Come in un corpo è importante che passi la linfa vitale perché viva, così dobbiamo permettere che Gesù operi in noi, che la sua parola ci guidi, che la sua presenza eucaristica ci nutra, ci animi, che il suo amore dia forza al nostro amare il prossimo. E questo sempre, sempre, sempre. Cari fratelli e sorelle, rimaniamo uniti a Gesù. Fidiamoci di Lui. Orientiamo la nostra vita secondo il suo Vangelo. Alimentiamoci con la preghiera quotidiana, l'ascolto della parola di Dio, la partecipazione ai sacramenti. E qui vengo ad un secondo aspetto della Chiesa come corpo di Cristo. San Paolo afferma che come le membra del corpo umano, pur differenti e numerose, formano un solo corpo, così tutti noi siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo. Nella Chiesa, quindi, c'è una varietà, una diversità di compiti e di funzioni. Non c'è la piatta uniformità, ma la ricchezza dei doni che distribuisce lo Spirito Santo. Però c'è la comunione, l'unità. Tutti sono in relazione gli uni con gli altri e tutti concorrono a formare un unico corpo vitale profondamente legato a Cristo. Ricordiamolo bene, essere parte della Chiesa vuol dire essere uniti a Cristo e ricevere da Lui
La vita divina che ci fa vivere come cristiani vuol dire rimanere uniti al Papa e ai Vescovi, che sono strumenti di unità e di comunione, e vuol dire anche imparare a superare personalismi e divisioni, a comprendersi maggiormente, ad armonizzare le varietà e le ricchezze di ciascuno. In una parola, a voler più bene a Dio e alle persone che ci sono accanto, in famiglia, in parrocchia, nelle associazioni. Corpo e membra per vivere devono essere uniti. L'unità è superiore ai conflitti, sempre. I conflitti, se non si sciogliono bene, ci separano da noi, ci separano da Dio. Il conflitto può aiutarci a crescere, ma anche può dividerci. Non andiamo sulla strada delle divisioni, delle lotte fra noi. No, tutti uniti con le nostre differenze, ma uniti, uniti sempre, che quella è la strada di Gesù. L'unità è superiore ai conflitti. L'unità è una grazia che dobbiamo chiedere al Signore perché ci liberi dalla tentazione della divisione, delle lotte tra noi, degli egoismi, delle chiacchiere. Quanto male fanno le chiacchiere, quanto male, quanto male. Mai chiacchierare delle altre, mai. Quanto danno arrecano alla Chiesa le divisioni tra i cristiani, l'essere di parte, gli interessi meschini, le divisioni tra noi, ma anche le divisioni fra le comunità. Cristiani evangelici, cristiani ortodossi, cristiani cattolici, ma perché divisi? Dobbiamo cercare di portare l'unità. Ma io racconterò una cosa. Oggi, prima di uscire da casa, sono stato 40 minuti più o meno, mezz'ora, con un pastore evangelico e abbiamo pregato insieme e cercando l'unità. Ma noi dobbiamo pregare fra noi cattolici e anche con i cristiani. Pregare perché il Signore ci dia l'unità, l'unità fra noi. Ma come avremo la unità fra i cristiani se non siamo capaci di averla tra noi cattolici, di averla nella famiglia? Quante famiglie lottano e si dividono. Cercate l'unità, e che l'unità che fa la Chiesa e l'unità viene di Gesù Cristo. Lui ci invia lo Spirito Santo per fare l'unità. Cari fratelli e sorelle, chiediamo a Dio, aiutaci a essere membra del corpo della Chiesa, sempre profondamente uniti a Cristo. Aiutaci a non far soffrire il corpo della Chiesa con i nostri conflitti, le nostre divisioni, i nostri egoismi. Aiutaci ad essere membra vive, legate le une con le altre da un'unica forza, quella dell'amore, che lo Spirito Santo riversa nei nostri cuori. Grazie. Padre Santo, con animo gioioso e grato i numerosi pellegrini di lingua italiana qui presenti esprimono al successore di Pietro sincera fedeltà e filiale devozione, che accompagnano con costanti preghiere al Signore per la vostra persona e per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Questo nostro incontro si concluderà con il canto del Padre Nostro in latino, al termine del quale il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale
ai bambini, ai malati, a quanti sono provati da particolari sofferenze. La sua benedizione è inoltre estesa alle corone del rosario e agli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Domani ci si celebrerà la giornata mondiale del rifugiato. Quest'anno siamo invitati a considerare specialmente la situazione delle famiglie rifugiate, costrette spesso a lasciare in fretta la loro casa e la loro patria e a perdere ogni bene e sicurezza per fuggire da violenze, persecuzioni o gravi discriminazioni a motivo della religione professata, dell'appartenenza a un gruppo etnico, delle loro idee politiche. Oltre ai pericoli del viaggio, spesso queste famiglie si trovano a rischio di disgregazione e nel paese che li accoglie devono confrontarsi con culture e società diverse dalla propria. Non possiamo essere insensibili verso le famiglie e verso tutti i nostri fratelli e sorelle rifugiati. Siamo chiamati ad aiutarli, aprendoci alla comprensione e all'ospitalità. Non manchino in tutto il mondo persone e istituzioni che le assistano. Nel loro volto è impresso il volto di Cristo. Domenica scorsa, nell'anno della fede, abbiamo celebrato Dio che è vita e fonte della vita, Cristo che ci dona la vita divina, lo Spirito Santo che ci mantiene nella relazione vitale di veri figli di Dio. Vorrei rivolgere ancora una volta l'invito a tutti ad accogliere e testimoniare il Vangelo della vita, a promuovere e a difendere la vita in tutte le sue dimensioni e tutte le sue fasi. Il cristiano è colui che dice sì alla vita, che dice sì a Dio il vivente. Rivolgo un cordiale benvenuto a tutti i fedeli di lingua italiana, parrocchie, associazioni, gruppi e enti vari, in particolare ai pellegrinaggi delle diocesi di Pozzuoli, Lecce, Velletri-Segni e Alessandria, guidati dai rispettivi pastori. Saluto i fedeli di Ossimo con il loro arcivescovo della Vicaria di Marino, con il vescovo di Albano, e quelli della parrocchia dei Santi Crisanti e Daria in Roma. Un pensiero speciale rivolgo ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli. Ringrazio tutti per la presenza a questo incontro. Vi chiedo di pregare per me e per il mio servizio alla Chiesa e auspicio per ciascuno di voi abbondanti grazie perché siano rafforzati i vostri generosi propositi di fedeltà alla chiamata del Signore. Grazie. Dominus vobiscum.
et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorum nostrum in nomine Domine. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.